Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' diverso dal solito perché può essere utile un po' a tutti, ma prevalentemente sarà utile a tutti gli atleti che frequentano i corsi della scuola Gia Diurno, perché saranno due video, ok? Un video dove vado a farvi fare un ripasso, quindi non andrò a spiegarvi nel dettaglio ogni tecnica come si fa, come se fosse un video tutorial normale, ma vi farò vedere la tecnica sia fatta un po' piano che veloce con l'ordine preciso, ok, di quando voi dovrete fare l'esame. Ci sarà un momento nell'esame che io vi dirò siete cintura bianca, dovete fare la cintura gialla, vi dirò adesso facciamo la difesa personale, che cosa io voglio vedere come difesa personale minimo di una cintura gialla, quindi senza tener conto dei kata, delle tecniche, di tutto quello che già dovete sapere, e quindi andremo a lavorare su questo aspetto. Quindi io nella prima modalità ve lo spiego pianino, giusto per farvi ricordare la sequenza, che cosa dovete fare, e poi ve lo faccio vedere anche in velocità un po' più importante. Allora, prima cosa, partiamo subito esclusivamente dalle prese. Quindi, aggancio al collo. Prima cosa che voglio vedere è mento basso, blocco, stacco, colpisco, rotazione fuori la gamba e giù. Questa è la prima che io voglio vedere. Poi voglio vedere anche la tecnica numero 2, prese doppi baveri, con la sequenza dove spingo col destro e avvolgo, spingo col sinistro e avvolgo con il destro. Poi voglio vedere assolutamente la presa doppi polsi. Vi ricordate, passo in avanti, pollice e indice si aprono, lo si prende, ginocchiata, gamba dietro, ok? Quindi ricordiamoci questo aspetto. Ricordiamoci anche questa tecnica di non dare la ginocchiata però col ginocchio, perché questa è la difesa personale, diciamo, da strada, ma in palestra per salvaguardare il nostro compagno andiamo a darlo con la coscia, ok? Che comunque crea del disturbo ma non crea la lesione, ok? Poi sicuramente voglio vedere la presa a un polso. Vi ricordate? Chiudo la mano, aggancio pollice, aggancio, ruoto, leva giù, stacco la mano, calcio in una pancia di destro. Questo lo voglio vedere, lo faccio vedere anche da questo lato, ok? E vado a colpire. Poi voglio assolutamente vedere la presa al polso contrario, con la rotazione in senso orario dove vi girate, mano sul gomito, vado indietro con la gamba destra e il braccio destro, con la mano sinistra spingo a terra, vado giù col sinistro, leva sul gomito, ok? Queste sono le prime 5 tecniche di base che dovete conoscere. Qualcuno di voi conosce anche la presa da dietro, però è prevista per l'arancione, ok, nel nostro programma, quindi casomai la vedrete nel video dell'arancione. Poi voglio vedere almeno 4 tipi di pugni diretti, ok? Uno anche con una variante, ovvero pugno diretto sul naso, dove paro, vado dietro di lui, lui lo tiro a destra e io vado a sinistra. Voglio vedere il pugno diretto sul naso, dove paro, aggancio, piego con il braccio della gamba. Voglio vedere il pugno diretto dove paro, mano destra in viso, mano sinistra nella schiena. Mano destra in viso, mano sinistra nella schiena, dove lo faccio cadere. E poi ci potrebbe essere anche la numero 1, vi ricordate che ho fatto vedere, paro e vado dietro, quindi da questa parte mano, paro, vado dietro, poi lo tiro, con una piccola variante, ok? La piccola variante è questa: mentre esco, invece di uscire e lasciare il petto da questo lato, tiro la mia schiena. Questo potrebbe essere utile se ho un altro avversario preso me per poterlo colpire. Mi giro a sinistra, lo avvolgo e lo faccio vedere. Questi, diciamo, sono i pugni diretti che io voglio vedere. E poi andremo a fare almeno, vi chiederò sicuramente quali sono le tecniche che vi piacciono di più da mostrare, però voglio vedere anche una prima tecnica gara, ok? Una prima tecnica gara potrebbe essere semplicemente spinta, paro, pugno nella pancia, passo sotto, me lo giro, lo avvolgo a gamba fuori, mi libero della mano, chiudo con un pugno e un chiavi e aspetto il mio compagno, ok?
in piedi. Quindi di base voglio vedere questo, poi tutto quello che voi sapete in più bisogna farlo, ma questo ci tenevo a farvi questo video come video ripasso della sequenza delle tecniche che una persona deve conoscere per passare dalla cintura come difesa personale, dalla cintura bianca alla cintura gialla. Io poi vi aspetto in un prossimo video per farvi vedere quelle che sono le tecniche invece della che servono per diventare cintura arancione. Prima di farlo però ve le faccio vedere un po' più accelerate, quindi partiamo dalla gola, stacco, colpisco in velocità, vado via, subito in direzione, vado via, subito colpisco all'interno, subito colpisco, subito vado giù, pugno diretto, subito, pugno circolare da gara, eh? 1, 2, 3, giro, adesso, si crea poi, una volta che voi sapete che cosa dovete fare, la sequenza, poi andremo a lavorare sulla morbidezza, sulla velocità di esecuzione, non sono andato veloce, le ho fatte solo con un ritmo maggiore, ok? Allora, fatte con un ritmo così, si inizia anche un po' a muovere di più il corpo, a sudare e ci si diverte. Però, partiamo da piano e poi con calma andremo su e andremo a imparare tutte le altre. Vi aspetto nel prossimo video, lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale e un abbraccio. Ciao!